Oggi argomento degli argomenti, io oggi vi dico come far durare tantissimo un profumo. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Cristina Mistenerelli e oggi parliamo finalmente ancora di profumi, cioè oggi non la pianto più, farò video fino all'esasperazione perché comunque erano mesi che non registravo video sui profumi, ora che comunque finalmente sta arrivando la bella stagione, come dico io, e non è la primavera ma l'autunno, mi piace molto parlare e raccontarvi di questi profumi. Dunque, oggi un argomento un po' scottante, fra virgolette, perché io so che per tantissime di voi, ma non soltanto di voi, in generale, tantissime persone che io comunque leggo anche in giro nei gruppi, nei blog, sotto i commenti, un po' ovunque, nei direct di Instagram, le domande che mi vengono fatte, cioè la persistenza di un profumo. Quanto dura? Quanto resta sulla pelle? Allora, questa è una domanda che mi ha un po', diciamo, forse perché noi che facciamo questo mestiere ce lo siamo sentito ripetere o ce lo sentiamo ripetere talmente tante volte che dopo un po' ci viene il latte alle ginocchia. Non perché ci sappia fatica a rispondervi, ma perché diciamo che quando una persona è molto appassionata di profumi, la persistenza non è una cosa che è così importante. Attenzione, piccolo nota a margine. Non è che non è importante nel senso che noi ci compriamo un profumo che costa 100, 200 euro, ma pure 5 euro e dura 10 minuti, ma in particolare quando costano parecchio, perché bisogna dirlo le cose, dura 5 minuti o dura un'ora, a noi fa piacere, questo no. Però quando un profumo ha una performance di 4-5 ore ed è un capolavoro, secondo chi ama molto i profumi, non è molto da definire, però non dura. Perché insomma ci sono certi chimiconi in giro che vi durano tutta la giornata, ma oggettivamente sono profumi che hanno dei sentori orribili, che poi soggettivamente possano comunque piacere, è un discorso, ma si sente chiaramente che dietro c'è un lavoro comunque totalmente ricreato in laboratorio con sentori proprio sintetici, ecco, non chimici ma sintetici. Detto questo, capisco che per voi sia molto importante, ma ci sono dei trucchetti per far sì che il profumo duri molto di più, e questi trucchetti sono anche abbastanza banali. Scommetto che tanti di voi non ci hanno mai pensato, devo dire la verità, però io ho scoperto che in realtà queste cose possono veramente essere molto utili. Allora, la prima cosa da fare, secondo me, quando un profumo sulla pelle non dura, innanzitutto dobbiamo anche valutare le condizioni atmosferiche esterne. Se c'è molto caldo, è chiaro che un profumo abbia una performance leggermente minore, perché su una pelle molto accaldata un profumo svolge, diciamo, la sua piramide, sciorina la sua piramide in maniera abbastanza veloce. Passa dalla testa al cuore al fondo per arrivare, insomma, al dry down abbastanza velocemente, quindi diventa più evanescente di come normalmente sarebbe un profumo quando ci sono delle temperature più basse. Quindi un trucco, per esempio, che io utilizzo d'estate molto volentieri, anche per evitare che magari per sbaglio io mi esponga al sole, macchie e cose simili, è di spruzzarmi il profumo sui vestiti. Una delle cose che io faccio spesso e facevo spesso, ora insomma la farò a settembre perché ancora non sono stata al mare, quando comunque sono in spiaggia al mare, è quella di spruzzare il profumo. Spesso e volentieri non si usano profumi con alcol in spiaggia, ovviamente quando si sta anche coperti di crema solare, esposti al sole. Io ne utilizzo di profumi, ma non ne utilizzo moltissimi, nel senso che lo trovo un po' un controsenso il fatto di dovermi continuamente bagnare, continuamente spalmare la crema, farebbe sì che questo profumo durasse neanche il tragitto da casa alla spiaggia, no? Quindi, per esempio, amo distribuire il profumo, il mio preferito, quello che mi va, anche uno super mega intenso, sui teli da mare. E la stessa cosa si può essere utilizzata comunque come escamotage per far durare di più il profumo, quindi spruzzarlo sui vestiti. Vestiti, sciarpe, se siamo in inverno, comunque abiti, se siamo in estate, di qualsiasi tipo. Cercare di spruzzarlo sempre, comunque, nei punti caldi del corpo, perché è vero sì che i punti caldi in
con certe temperature lasciano comunque che il profumo si bruci in un qualche modo più velocemente, ma è anche vero che riescono i punti caldi, quindi dove passa il sangue delle nostre vene, a veicolare questo profumo in maniera abbastanza magica, no? Non limitatevi quindi, secondo consiglio, a spruzzare il profumo solo sui vestiti e nelle zone calde del corpo in alto, ma non dimenticate mai di utilizzare anche la parte bassa del vostro corpo, una parte bassa che spesso e volentieri è meno soggetta a sfregamenti, tipo fare così con i capelli o altrimenti asciugarsi, immagino, penso, il sudore con un fazzolettino, per esempio se è estate, o comunque la sciarpa, il cappello, i vestiti. Ecco, la parte sotto è una parte che, pur coperta da abiti, è una parte che meno subisce, diciamo, vari sfregamenti che possono avvenire durante la giornata, no? Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Quindi utilizzare anche la parte bassa del corpo, quindi gambe, caviglie, ma anche bacino e comunque la parte del bacino, della pancia e della schiena, è sia molto consigliato e si fa normalmente durante appunto la pratica del layering, quindi della stratificazione dei profumi, quindi si cercano dei profumi che sono comunque si può giocare, si fa comunque in un modo abbastanza spensierato. Insomma, però Secondo questi brand che si occupano veramente di stratificazione, ci sono delle fragranze adatte o meno adatte a questa pratica. Io però vi dico il profumo che usate potenzialmente o il profumo che usate quel giorno, di spruzzarvelo anche zona pancia e zona gambe, sia che siano nude o che siano coperte da collan. Non bisogna essere troppo a braccini corti col profumo, però comunque non è necessario dare sette spruzzi qui, bastano uno, due, tre sui polsi e poi scendere, comunque cercare di distribuire. Secondo consiglio che vi do è quello, un consiglio diciamo scientifico, diciamo per proprio la chimica, la scienza, il profumo dura di meno se la pelle è secca, cioè sulle pelli secche il profumo è meno duraturo, più duraturo sulle pelli diciamo più grasse o comunque nutrite, per cui banalissimo, banalissimo, molto banale consiglio, ma che viene sempre sottovalutato perché io lo so. Io vi vedo che vi incremate le facce e da qua in giù siete secche come il deserto del Sahara. Lo so, vi vedo che siete tutte secche, che quando togliete i pantaloni perdete pelle come dei serpenti. No, no, voi dovete idratarvi assolutamente tutte. Quando fate la skincare, raga, scendete, filo al décolleté, la crema. Questo vi aiuterà senz'altro ad avere comunque una durata più intensa del vostro profumo preferito. Può sembrare banale, lo ripeto, ma non lo è affatto. Si consiglia addirittura di darsi una crema assolutamente neutra, ovviamente, in questo caso, poco prima di applicare il profumo. E qui passiamo al prossimo consiglio, che è un consiglio, un trucchetto che io ho imparato qualche anno fa, lo lessi non lo so dove, ma è vero. Che oltre a quello comunque di consiglio di idratarsi i polsi, dove comunque la pelle in generale, ma comunque in particolar modo i punti dove viene spruzzato il profumo, c'è proprio diciamo un consiglio che è quello di utilizzare dei burri corpo, quindi qualcosa di veramente molto idratante, da dare semplicemente nei punti dove voi avete intenzione di spruzzare il profumo. Per questo, una cosa geniale che funziona, ragazze, provate: comprate, se non ce l'avete, un burro cacao che abbia un profumo delicatissimo come questo, che è il burro cacao di tutto tondo castagna, che non ha lo stesso odore del profumo castagna, altrimenti non andrebbe bene. È pressoché neutro. Fate questa cosa prima di darvi il profumo, ragazze. Voilà. 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 E voilà. Spruzzate il vostro profumo preferito e vi assicuro che durerà di più. Provare per credere. Mi sento un po' il baffo. Chi era quello che diceva? No, era quello di Semeraro. Provare per credere. Provare per credere. Ecco, provare per credere. Altro consiglio super banalissimo è impegnatevi un po' a capire se del brand che amate utilizzare, ma che vi fa venire veramente l'orchite, anche se siete delle donne, perché non dura sulla pelle,
è quella di informarvi se il brand in questione fa altro nella linea profumata del vostro profumo preferito. Ci sono i gel, ci sono oli a volte. Purtroppo diciamo che rispetto ai gloriosi anni 80, anche il mondo della profumeria, diciamo commerciale, diciamo tradizionale, è meno fornito per quanto riguarda accessori vari che dedicati a un profumo. Io ricordo che negli anni 80 c'era il profumo e poi c'era di tutto. Io ricordo che addirittura di qualche profumo esistevano le perle da bagno, esistevano i talco, esistevano gli oli, esistevano tantissime cose. Ora dobbiamo essere grati se si trova il gel doccia o la crema corpo, ma soprattutto oppure l'olio, ecco. Quindi vi consiglio veramente di cercare di capire se esiste il gel doccia e la crema corpo e di comprarlo, perché può essere un investimento per poter comunque utilizzare il profumo che altrimenti lascereste marcire dentro la vostra vetrinetta con sommo dispiacere, perché dandovelo non provate soddisfazione. In questo caso io vi posso fare vedere diversi esempi. Gianni Toscana, che non ha nessun problema di persistenza, ha fatto queste bellissime creme che sono dei profumi praticamente in crema, così come Eolie Parfum ha fatto questi, che sono delle creme di profumo per il corpo. Voi queste ne avete comprate tantissime quest'estate, perché io ve le ho fatte vedere, le aveva anche la Closerie, io avevo uno sconto per cui avete approfittato, e tante di voi mi hanno scritto dicendomi che era vero, molti di voi hanno usato solo queste creme quest'estate. Ma vi volevo far vedere una novità, volevo approfittarne, una novità della mia amatissima Narcisse Collection, che voi sapete, e stiamo parlando dei bagno doccia e creme corpo che io ho in diverse versioni. So che tanti di voi hanno amato questa linea, ma non hanno amato, diciamo, la persistenza. Si tratta di acque di Colonia a un prezzo molto ridotto per quanto riguarda, diciamo, il rapporto qualità-prezzo, che comunque nelle ultime due referenze, cioè Colazione a Taormina e Monte Venere, hanno una concentrazione molto più alta di essenza, comunque di oli essenziali, di essenza all'interno, per cui sono molto più persistenti. Però non disperiamo, perché, come vi dicevo, sono nate, eccoli qui, sono nati adesso, da pochissimo, pochissimi giorni, i bagno doccia, quindi questi bagno doccia. Io adesso qui ho Zagara, ne ho preso uno a caso, questo era il pack esterno. Io sono sempre veramente stupita dai pack di Narcisse, penso siano tra i più belli sul mercato. Questo è poi il bagno doccia, in questo pack molto carino, un po' vintage come vedete, profumatissimi. Io, mamma mia, hanno un profumo enorme, sono di quelli proprio che avete presente quando fate la doccia e profumate la stanza, così. Io poi ne ho altre ovviamente referenze, però per esempio questa è la crema corpo, perché Narcisse ha fatto anche le creme corpo e sono una cosa spettacolare. Io qua sto spaccando tutto, sono veramente di un'intensità estrema. Io vi volevo far vedere i pack interni perché ci tenevo tantissimo anche in questi, favolosi, favolosi, perché io penso che chiunque abbia un brand di creme e di profumi e decide di fare le creme corpo debba per forza utilizzare il pump. Adesso noi ce lo proviamo a spruzzare qui. Vediamo un po' la consistenza di questa crema. Eccola qui che arriva, eccola qua. Somiglia a un latte, però è molto idratante. E tantissimo profumata, tantissimo. Colazione a Taormina rimane sempre uno dei miei profumi preferiti. Molto fresca, molto morbida. E tanto tanto profumata. Io credo che in combinazione con il profumo vi farà fare la scia per settimane. Questa è una cosa che vi volevo far vedere per forza, perché è una novità. Io so che tanti di voi hanno amato e amano la Narcisse Collection, per cui questa novità era imperdibile per me. Lo potete trovare anche di Zuccarata, lo potete trovare insomma in tutte le referenze, quindi vi invito ad andare a guardare il sito. Sono profumatissime e possono aiutare, appunto, quante di voi hanno lamentato di alcuni di profumi, appunto, di Narcisse, la mancanza di la persistenza che desideravano, anche se secondo me la persistenza è più che dignitosa, assolutamente. So che alcuni di voi amano le bombazze, booster, ce li avete qui e potete utilizzare il vostro profumo preferito. I consigli sono finiti, ragazze, perché comunque purtroppo non ce ne sono infiniti, però
fidatevi di me che con alcune accortezze quasi tutti i profumi diventano dei profumi decentemente persistenti, assolutamente. Io vi ringrazio, spero di esservi stata utile. Fatemi sapere se conoscete qualche altro trucco, perché magari voi conoscete qualcosa che io non so. Come sempre vi ringrazio di essere stata qui con me. Vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Questi cambi di luce improvvisi, ci vediamo alla prossima. Ciao!